Siamo a Roma, nel quartiere Talenti, ed in questa area verde si aggira indisturbato, senza guinzaglio, senza museruola, un pitbull, il cui padrone è davvero poco collaborativo. Il cane ha un'indole violenta, l'ultima sua aggressione risale ad 8 giorni fa, a rimetterci un Jack Russell che è morto sul colpo. Andrea, 8 giorni fa il tuo Jack Russell è stato aggredito da questo pitbull che oramai da anni si aggira per questo parco senza controllo. Che attimi sono stati? Diciamo che sono stati attimi terribili. C'era mia mamma a casa che aveva sentito dei gridi, non avrebbe mai pensato fosse stato, diciamo, il cane. Diciamo, ancora si sveglia la notte ricordando queste grida terribili. Il cane stava rientrando a casa e per fortuna mia madre era già entrata, diciamo, dentro casa, quindi alla fine si è salvata, diciamo, da un'altra possibile aggressione. Questo pitbull ha praticamente preso il mio cagnolino, l'ha portato nel parco di fuori e l'ha ucciso. Tu hai delle immagini qui che testimoniano, questo è Toby. Questo è Toby vivo. E questi sono i risultati dell'ultima aggressione, a cui per fortuna Toby è sopravvissuto. Potete vedere che il cane veramente ha sofferto tanto, diciamo, oltre alle cure mediche e, diciamo, tutto quello che ha dovuto passare in ospedale, il cane ha veramente sofferto tanto. Ormai si era ripreso in pieno e il cane poi adesso ha 12 anni, quindi un attacco del genere questa volta non è... Visto quanto, l'ultimo attacco quanto tempo fa era accaduto? Attacco un anno e mezzo fa, sì. Noi continuavamo a vedere questo pitbull in giro, cercavamo di portarlo sempre a orari particolari, però alla fine non c'è mai un orario particolare, bisogna sempre stare attenti. Tommy è un giovane maschio di 4 anni, anche lui, mi diceva, è stato vittima di un'aggressione da parte di questo pitbull. Quando è accaduto questo? Fine dicembre 2005. C'era lei che... Sì, alle 10:15 di sera. Lui, come tutti i cani da caccia, ha trovato il pertugio per riuscire ad entrare comunque, è sempre entrato qua dentro comunque. Girava questo pitbull senza guinzaglio, senza niente. Questo è un cane particolarmente dolce come indole, per cui ha subito un'aggressione, non ha fatto in tempo a riuscire dal parco e ho dovuto fargli mettere una novantina di punti tutto intorno al collo, gli è rimasto uno sfregio sul labbro. Signora, quella è Tina, mentre invece qui ai nostri piedi abbiamo Ugo, eccolo qui. Lei oggi è con 2 cani, ne possiede 3, portarli tutti e 3 contemporaneamente qui è assai rischioso. Sì, io da quando è successo il fatto, ma anche prima, perché mi avevano avvertito che c'era questo cane estremamente pericoloso. Per tutelare cagnolini come Ugo, il quartiere, signora, si è organizzato e lei sta personalmente curando una raccolta firme per dire basta a questi episodi. Ci siamo dati da fare, sia come privato cittadino abitante del quartiere, e sia come membro del Partito Animalista Europeo, proprio per quello. Io personalmente, domenica, come ho saputo di questa cosa, ho chiamato l'UDA, c'è una registrazione telefonica, ho pregato che intervenissero urgentemente, perché io personalmente ho paura per me, ho paura per i cani, ho paura per i bambini, ho paura per tutti. Questa che ho in mano è la denuncia che i fruitori di questo parco hanno presentato l'indomani dell'aggressione. Come vedete è indirizzata a tutti i maggiori organi istituzionali, a partire dai carabinieri fino all'ufficio diritti animali, che è l'organo preposto appunto alla tutela e al controllo in casi come questi. Ma il problema vero non è tanto questo pitbull che gira indisturbato, quanto il padrone, una persona davvero poco responsabile, e lui sì, di indole violenta. Normale quindi che un pitbull con un proprietario del genere sia aggressivo. Per capire e conoscere meglio questa razza di cane, siamo andati a parlare con chi li conosce molto bene, un educatore cinofilo del canile comunale della Muratella. Questo cane che abbiamo qui con noi è il tanto temuto pitbull, ma a vederlo così di temibile ha ben poco.
In effetti sì, diciamo che c'è questa leggenda che esistano, e tra queste viene messo in mezzo anche il pit, razze pericolose o razze assassine. Sfatiamolo una volta per tutte, esistono razze semplicemente più impegnative di altre. Detto questo, però, pericoloso può essere soltanto il singolo cane, ma questo anche di razze che uno considera semplici e di facile gestione, come i Labrador e i Golden. Può essere pericoloso, dicevo, il singolo cane se viene gestito male, fin da cucciolo, ma se a un cane viene data la possibilità, fin in tenera età, di socializzare in maniera corretta con i bambini, con i cani, e di poter fare esperienze proficue, diventerà poi in età adulta un cane socievole, questo è un cane ben gestibile. Questo vale per i pit, per i Rottweiler, come per razze che noi riteniamo essere razze molto docili e brave per tutti. Quindi il pitbull diventa tale nell'immaginario collettivo, quindi il cane aggressivo, quando il padrone sbaglia qualcosa nella sua educazione. Questo vale per il pit, ma vale per tutte le altre razze. Spesso, nel 99% dei casi, dalla mia esperienza, i problemi comportamentali dei cani derivano da un problema del padrone, del proprietario. Al canile municipale di Roma questi giorni c'è un ospite particolare, Ciprio, un grazioso gattino europeo che è stato salvato da morte certa dai volontari. Forse è incappato in qualche tagliola per lepri o, ancora peggio, è stato oggetto di qualche violenza inaudita, ma potrebbe anche essere stato investito da un'auto. Ora questo gattino non ha più le zampette anteriori, ma grazie alle cure degli operatori zoofili è tornato, seppur con qualche fatica, a camminare. Ilaria, il 10 luglio al canile qui della Muratella è arrivato Ciprio. Una storia particolare la sua. Sì, un cittadino nella zona trionfale ha segnalato all'Ente Nazionale Protezione Animali questo gatto che era entrato nel suo garage, e le guardie zoofile dell'Ente Nazionale sono subito andate a verificare la situazione e lo hanno trovato effettivamente così. Lo hanno soccorso, lo hanno portato qui, abbiamo fatto le prime cure veterinarie, adesso ha fatto il suo prelievo di sangue e andrà visitato da un ortopedico per vedere cosa si può fare, perché lui si muove benissimo su questi moncherini, quindi dobbiamo cercare di evitare che lui abbia un'infezione e riuscire a salvarglieli, insomma, per poterlo comunque far camminare. Come vedete, i risultati delle analisi ci daranno la certezza, insomma, del suo stato di salute. Per ora sì, era un po' disidratato all'inizio e quindi, insomma, ha fatto un po' di flebo, però è un gatto che è già sterilizzato e sicuramente era abituato a stare con le persone, perché è socievole ed è socievole anche con gli altri gatti. Tra qualche settimana, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, Ciprio troverà senz'altro una nuova casa. Tre famiglie si sono già dette pronte ad adottarlo.